Presidente, iniziamo con il tema dei ritorni perché Maniero è già arrivato di nuovo nella Pescara Calcio. Pasquato è un altro possibile ritorno, se ne è parlato in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Ma ho letto anch'io stamattina di Pasquato. Pasquato, sapete che è un giocatore che è stato a Pescara, è stato molto bene, ha fatto anche molto bene a Pescara. Oggi è svincolato, ha fatto gli ultimi due anni all'estero, facendo molto bene, vincendo lo scudetto se non vado errato. E al momento diciamo che non c'è nulla, quindi noi abbiamo un obiettivo e cerchiamo di portarlo avanti. Qual è questo obiettivo? Ma l'obiettivo lo sapete tutti, è inutile che mi fate ripetere sempre le stesse cose. Noi aspettiamo Sottil perché è un giocatore che, sul quale vogliamo lavorare ancora, e se questo non dovesse essere possibile guarderemo altro, ma al momento il nostro obiettivo è lui. A proposito di obiettivi, naturalmente la società, oltre che concentrarsi sulle entrate, deve anche effettuare qualche uscita. Sì, sì, ma su quello ci stiamo lavorando. Per lo più sono tutti ragazzi giovani che purtroppo ogni anno cambiano i regolamenti e si fa fatica a sistemare, perché quest'anno un 97 diventa praticamente vecchio. E quindi, a meno che non siano giocatori, come per fortuna li abbiamo noi, perché hanno fatto già diverse partite nei vari campionati tra C e B, altrimenti diventa difficile. Per fortuna ce ne abbiamo pochi e ci stiamo lavorando per dare a tutti una sistemazione adeguata e soprattutto per sfoltire un pochettino la rosa. Siamo a Città Sant'Angelo, una bellissima struttura, tra l'altro che proprio la Pescara Calcio sta in qualche modo mettendo a nuovo, no? Ecco Presidente, ma a che punto siamo sul tema proprio delle strutture della Pescara Calcio? Basta affacciarsi qui per capire che cosa stiamo facendo e cosa abbiamo fatto per rendere fruibile questo centro e soprattutto per addivenire poi alla stipula del contratto. Quindi di acquisirlo? Assolutamente sì, dove c'è già un accordo in tal senso con l'ex presidente De Cecco, l'iter è stato rallentato esclusivamente per problemi tecnici che non riguardavano sicuramente la Pescara Calcio. Però la Pescara Calcio se ne è fatta carico di questi problemi, li sta risolvendo facendo una serie di lavori e appena terminati e ultimate anche poi le procedure burocratiche saremo nella condizione di poter fare questo benedetto passaggio. Ci può dare una tempistica di questo passaggio? Credo per i lavori almeno ancora un paio di mesi, se vi affacciate ci sono ancora le ruspe sotto. Per quanto riguarda poi la tempistica della documentazione, credo sia una documentazione anche abbastanza veloce, ci auguriamo che per la fine di quest'anno l'operazione possa passare sulle spalle della Pescara Calcio.